C'è un'ansia di essere il primo a parlare. Bravo. Dopo diamo il voto. Sicuramente leggerai i suoi feedback. Ah beh, tre. Facciamo un ciclo completo. Sì, sì. Il primo, diciamo, sull'autostima, così mi dico semplicemente, va bene, si può lavorare, il mio libro può lavorare sull'autostima. Sì. Forse era la parte forse, diciamo, più praticabile, ecco, vuol dire più semplice, più praticabile. Poi quello che mi fa più paura è il coraggio di cambiare. Perché a volte siamo in una situazione dove, come diceva lei, per esempio il lavoro, non possiamo cambiarlo, dobbiamo solo cambiare la mentalità, l'approccio, ma il lavoro oggettivamente non possiamo cambiarlo, poi può essere magari una relazione, forse è meglio cambiarla, si può chiudere un lavoro, magari no. Allora vado al terzo libro, che è l'ansia vista in maniera proattiva, bisogna essere più resilienti. E qui, diciamo, fatto con la mia personale considerazione, arriva il consiglio che le chiedo. Nel leggere il terzo libro trovo una difficoltà, che è quello di far comunicare la parte razionale nostra, di un individuo, che ti dice, ti fa elaborare la situazione, ti fa riconoscere degli alert, che siano in famiglia, che siano in lavoro, e si scontra con la parte fisica, psicologica, emotiva anche. Emotiva. Che magari è anche condizionata da degli esami cortisolo, per cui la razionalità ti dice in questo momento ti senti debole, perché la testa te lo fa riconoscere, cerca di essere più energica, più forte. Però il cortisolo obiettivamente ti butta giù, magari l'umore. Come si può far, magari hai la tachicardia, una giornata sì, una giornata no, come si può fare a comunicare meglio questi due mondi, perché alla fine messi assieme sono la persona. Beh, intanto sì. E c'è questo conflitto, sì, che la testa dice una cosa, il fisico o le emozioni non la seguono, e bisogna vedere chi prende il sopravvento per... Intanto per sì, si passa la paura di avere qualcosa di fisico, perché si capisce a livello proprio definitivo che questa sintomatologia è dovuta all'ansia, già l'emissione, la produzione di cortisolo e di adrenalina diminuisce, perché vengono queste emissioni o secrezioni vengono sostenute dalla paura che le fa aumentare. Poi cosa fa lo psicologo? Proprio questo, un lavoro, io chiamo lavoro perché è un lavoro, sulla parte emotiva, affinché questa parte emotiva intanto avvenga la coscienza, che molto spesso è sommersa, e che poi da questa parte emotiva nascano le potenzialità e le qualità dell'individuo, utilizzando anche delle tecniche specifiche. Nel mio caso io utilizzo molto il training autogeno, le visualizzazioni, le immaginazioni, ma ci sono anche altre tecniche, citavo l'ipnosi in precedenza. Non è così semplice invece lavorare sull'autostima, non è la parte più semplice, perché è la parte più antica e più profonda, però si può fare. Allora anche il coraggio, il cambiare vita può essere anche visto da vari aspetti. Per esempio c'è quella che io chiamo sindrome del criceto, ovvero chi ha una vita come corresse sulla stessa rotellina come il criceto nella gabbia, no? Quindi sempre uguale. Cambiare vita vuol dire anche inserire delle novità in questa vita, avere un'idea felice in tasca. Io lo dico questo, no? Lo consiglio spesso, tenere una piccola idea felice in tasca. Qualcosa di bello che mi appassiona da fare. Magari posso dire oggi è una giornata di lavoro pesante e non mi piace quello che faccio, però so che farò questa cosa, stasera faccio questa cosa, mi guardo questo film, vado in palestra, mi incontro con un amico, vado a teatro, non lo so, vado a correre, una passeggiata, ecco tutto questo. Quindi la vita si può cambiare anche minimamente.
non è che vada trasformata completamente, minimamente, ma quel minimo che comunque serve a dare un po' di scintille. Perché quando mancano le scintille le galassie. Un'altra cosa, guardate che il piacere per noi è come la vitamina C, essenziale, essenziale. Una volta c'era una pubblicità, il cervello ha bisogno di zucchero, non so se l'avete mai sentita. In realtà il cervello ha bisogno di piacere, piacere in tutte le sue modalità diverse, no? Perché il piacere è essenziale alla vita. Il bambino ce lo fa vedere, il bambino ragiona soltanto sull'onda del piacere. Poi viene insegnato il dovere, questo si fa, questo non si fa, poi devi fare i compiti, devi studiare, ma il bambino vorrebbe avere solo piacere. Questa è la nostra tendenza base, noi tendiamo verso il piacere, ma non possiamo, perché la società di oggi, la nostra vita, ci costringe a avere sempre meno piacere, sempre meno, sempre meno, sempre meno, sempre meno. E questo provoca ansia, insoddisfazione, tensione. Quindi cambiare vita anche in questo senso, anche in senso soft, non così difficile. E poi magari, giustamente, come diceva anche lei, imparare a prendere certe cose dalla nostra vita dal punto di vista psicologico in modo un po' diverso. Grazie. Mi chiedo, le fobie sono correlate all'ansia? Ma sicuramente sì. Cioè la fobia è una paura esagerata, no? E chiaramente paura di qualcosa, esatto, cioè l'agorafobia, paura degli spazi aperti, claustrofobia, paura del chiuso, no? Eccetera. E la fobia procura molta ansia. Una fobia può provocare anche un attacco di panico quando siamo a contatto con quella cosa che ci spaventa così tanto. Una fobia, un'aracnofobia, paura dei ragni. Se una persona a un certo punto si trovasse un ragno che gli cammina sul braccio, può avere un attacco di panico, quindi molta ansia, certamente. Quindi è la fobia che determina l'ansia? Sì, è la paura che determina l'ansia. In quel caso la paura provoca ansia. Poi c'è anche un'ansia senza paura in apparenza. Nel senso, una persona ha l'ansia tutto il giorno, non sa perché, non perché c'è. Se l'ansia la creiamo noi, sì, e la società ci porta comunque a sviluppare ansia, in quale fase si può, in quale fase si diventa consapevole, comunque si crea l'ansia? Già da bambini può essere? Scusi, Gianna. Già da bimbi? Quando già si portano a creare delle situazioni strutturate, già da così piccoli può essere? Sì, sì, l'ansia si comincia già un bambino, nel momento in cui comincia a capire un po' come funziona il mondo, quindi già verso i 5-6 anni, c'è anche una fobia, un'ansia della scuola, ad esempio, un'ansia della scuola che inizia molto precocemente. Quindi paura di tante cose, paura del nuovo, paura di andare, di allontanarsi da casa, paura dei voti, paura del giudizio, paura degli insegnanti, paura della socializzazione, paura di uscire dal proprio nido. E lì già ansia. E lì i genitori sono fondamentali in questa situazione, certamente. Sì, sì, l'ansia si può sviluppare molto precocemente. Ci sono pochi ansiosi. No, per quanto riguarda appunto, collegandomi alla domanda che ha fatto lei, il discorso dei bambini e dei ragazzi, quando è giusto invece proteggere i bambini o i figli anche nell'ambito scolastico dalle ansie? E quando invece è giusto che le provino per poi diventare magari più forti da adulti, esatto, e non trovarsi poi da adulti
con questa valanga che gli si, questo treno che a 100 all'ora gli va contro. Io sono un po' sulla linea di Crepé, non so se l'avete mai ascoltato, e penso anch'io che non vadano troppo protetti i bambini, che è giusto che facciano esperienze, è giusto che si sbuccino le ginocchia, che cadano, che si feriscano, beh non gravemente, ma che incontrino le sconfitte per diventare più forti. Facendo una parentesi, io con tanti campioni dello sport che ho seguito mi hanno spessissimo detto le sconfitte mi hanno rinforzato, no? Questo va anche nella vita, e va anche per i bambini, per i ragazzi, le delusioni, le sconfitte aiutano a rinforzarsi. Se tutto viene invece subito evitato, no? Protetto, e se si trova sempre una scusa, anche i genitori, no? È colpa dell'insegnante, sì, perché tu sei bravo, è colpa di quello là, il tuo compagno di scuola, è lui cattivo, tu sei bravo, tutto questo. Questo qui diventano dei bonsai che non crescono mai, anche da adulti, saranno dei bonsai, dei piccoli adulti, secondo me. Avviene un evento traumatico che può essere la mancanza di una persona cara o come può essere una malattia, sì, ad esempio. Come si può poi da lì in avanti immettere l'ansia che questo evento possa ricapitare nella vita serena che si aveva prima? Se non so se è un po' la domanda. Cioè, dopo un evento traumatico, quest'ansia che si manifesta è una nuova ansia che prima non si aveva mai. Prima non c'era. Esatto. Ecco. Come si può continuare a vivere serenamente pur avendo quest'ansia costante? Beh, ma quest'ansia costante poi deve passare, no? Nel senso, tutti gli eventi traumatici, tutti i lutti, hanno dei tempi di elaborazione. Non si può pensare di elaborare un lutto, una perdita, una mancanza in 5 minuti. Cioè, addirittura qualcuno ha cercato di stabilire dei tempi, dicono minimo 6 mesi. Poi io penso che sia molto soggettivo e personale questo discorso, no? E quindi c'è un tempo dove è giusto che ci sia l'ansia, un po' di depressione, una sorta di depressione naturalmente reattiva, cioè come reazione a una situazione. Poi però la vita deve riprendere, no? E lì o ci se la fa da soli, che poi la persona rifiorisce un po' come gli alberi, mi riporto sempre l'esempio dell'albero, oppure c'è appunto bisogno di un aiuto psicologico. O sta diventando distruttivo. Faccio l'esempio: se una persona ha l'ansia di vivere magari determinati momenti, che possono essere momenti lavorativi o momenti di socialità tra le persone, poi li vive e si rende conto che aver avuto l'ansia in realtà è stata una cavolata, tra virgolette. Quando ci si rende conto invece che quell'ansia sta diventando non più positiva, e poi è tutto passato, invece sta diventando distruttiva perché fa vivere male tutto in realtà. C'è un momento. No, bisogna chiedersi che cosa mi sta dicendo quest'ansia in questo momento. Quindi mi sta dicendo che mi preoccupo troppo, oppure che non so accettare certe situazioni, certe cose, ma voglio veramente cambiarle, oppure è meglio che cambi io il modo di prenderle. Quindi l'ansia è un messaggio, ci dice qualche cosa, poi è disturbante, ma se non disturbasse chi l'ascolterebbe? Nessuno, se non fosse un sintomo disturbante.
È come una voce che grida forte, allora. Dà fastidio, però è volutamente dà fastidio. Ascolta più aumenta, e questo è tipico, più ci faccio caso più aumenta. Tante volte ci sono persone che vanno a cercarsela l'ansia, nel momento in cui non c'è, uno dice come mai non c'è, comincia a chiederselo e l'ansia arriva. Quindi meno ci si pensa e più l'ansia sparisce, se no aumenta, e questo è un dato di fatto. Poi insomma, ripeto, bisogna capire anche il perché c'è quest'ansia, darsi una spiegazione ed eventualmente cercare delle soluzioni alternative, anche se non sempre semplice, naturalmente. E poi esistono tecniche anti-ansia che a poco, naturalmente, perché non parliamo di tecniche magiche, è chiaro che se una persona che ha molta ansia assume 30 gocce di Valium, stesa, l'ansia non c'è più. Però poi, finito l'effetto, torna tutto come prima. Invece le tecniche dello psicologo, dello psicoterapeuta, formino un lavoro silenzioso, lungo, più o meno lungo, a volte no, non lunghissimo, però un lavoro che chiaramente non è una bacchetta magica, però a poco a poco rinforza la personalità, cambia il modo di prendere le cose, aiuta a non lasciarsi più travolgere dalle situazioni, dai problemi. Diciamo l'ansia, cioè non so come dire, però spesso se io parlo con una persona ansiosa mi dice io non riesco a ragionare nel momento in cui sono ansioso e dire ma perché sono ansiosa per una cosa che magari non esiste, cioè per un pensiero negativo che magari non ha fondamento, ecco. Cioè, è difficile per una persona ansiosa essere razionali, questo che... Certamente no. Ma ci confrontiamo con un discorso emotivo, no? Quindi la razionalità funziona fino a un certo punto, però è molto importante che un ansioso capisca prima di tutto che la fabbrica lui, quest'ansia, che non è una malattia, che non è un virus, e che più ci pensa più aumenta, e che quando ha qualche sintomo non sta muovendo. Questo è fondamentale, già questo comincia a stemperare le cose. Poi ovviamente bisogna svolgere un lavoro con questa persona, capisce? Cioè un approccio psicoterapeutico per eliminare questo modo di prendere le cose, anche di vivere le cose, questa situazione. È chiaro che d'acchito è facile dire non pensarci, non farlo, ma non è niente, poi non ci riesce questa persona ansiosa. È un po' come quando si cerca di spiegare quando è buona, bella legge. Come quando si cerca di spiegare com'è buona, bella legge, o si sente, ma se si ragiona non si può assolutamente. Oltre al sentire è un conto è ragionamento, certamente. Però rendi ansiose le persone intorno a noi, magari ci vogliono bene, e non noi in prima persona, anche se questo evento è capitato a noi. Come si gestisce l'ansia degli altri che si ripercuote nella vita della persona che ha subito questa?
questa determinata situazione. Questo è un problema mondiale, nel senso non è che si possa. È chiaro che l'esempio che lei dà è quello, in quel momento può aiutare l'altro oppure agitarlo di più. E perché è anche una rassicurazione, può avvenire anche tramite un linguaggio del corpo. Se io dico no, non mi preoccupo, ma poi ho la faccia preoccupata, chi mi sta vicino si preoccupa. Quindi solo, in quel momento è solo lei l'artefice del discorso, che può aumentare quest'ansia oppure abbassarla. Certamente è diverso il fatto di difendersi dall'ansia degli altri. Lì bisogna fabbricarsi uno scudo a volte, no? Oppure un po' di sano egoismo, come dicevo. Esistenziali, esatto. Quindi non hai ancora raggiunto gli obiettivi che ti eri prefissato da quando eri piccolo, fondamentalmente, e non li hai raggiunti e ci lavori nel raggiungimento degli obiettivi, però questo al tempo stesso ti provoca ansia perché pensavi che li avresti raggiunti anni prima, ecco. Cioè provoca ansia perché pensavi di raggiungerli questi obiettivi prima, in realtà non li hai ancora raggiunti, quindi ti provoca una sorta di ansia esistenziale, no? Questa cosa del... Cioè di avere perso tempo? Il circo vizioso fondamentalmente. Di aver perso tempo e di non averlo, e di non raggiungere l'obiettivo stesso. Sì, ma mentre lei pensa questo perde tempo. Però questo provoca ansia, perché comunque... Sì. Nel frattempo che cerchi di raggiungere l'obiettivo, hai accanto l'ansia che ti dice sì, non l'hai ancora raggiunto. È giusto, scrisse alla ricerca del tempo perduto, ma non possiamo fare più niente, possiamo lavorare sul presente e sul futuro. E quindi dobbiamo fare in modo che il presente sia adatto al nostro futuro. E quindi è logico, perché i rimpianti non servono, bisogna capire questo. So che vabbè, poi rimane dentro questa idea, potevo farlo prima, potevo arrivare prima, però qual è l'utilità di quest'ansia? Quell'ansia viene da un senso di insoddisfazione è qualcosa che va, è un riflesso di un'autostima bassa in quel momento lì. In quel momento lei non si stima, perché dice dovevo farcela prima, vero? Quindi è il riflesso di quello. Quindi l'importante è farcela, prima o poi, c'è chi non ce la fa mai. Ma se poi non ce la si fa? Eh? Se poi non ce la si fa, c'è già il pensiero del mezzo, poi non ce la dire. La montagna si scala passo dopo passo, no? Non è possibile. Comunque io penso che si possa sempre fare qualcosa di nuovo nella vita, in qualsiasi età, in qualsiasi momento. Oltretutto oggi le potenzialità di vita si sono allenate, cioè la possibilità di fare cose diverse nella vita sono molto aumentate. No? Quindi da un lato questa società ci ha tolto molto e dall'altro ci ha dato molto. Oggi esistono anche le lauree online, no? Una volta è impossibile, giusto? Oggi uno si può decidere di riprendere gli studi, di laurearsi anche 70-80 anni, per passione, però una volta era impensabile. È un esempio, naturalmente. Bene, l'ansia è passata, tu? Ma avete sonno?
domande, io vi ringrazio. Sempre qui in biblioteca alle 21 con istruzioni d'amore di coppia e d'amore. La locandina è questa. Istruzioni d'amore di coppia e d'amore. È già pronta. Ciao, grazie a voi.